Iniziamo qui con la parola lezione a me non piace tanto, per cui vabbè, ho seguito quello che diceva il programma, ma è un benvenuto e soprattutto come dire, per dirla col vino, una specie di avvinamento cinegustologico a quello che avverrà in questi giorni. Alcuni di voi hanno già sentito parlare della cinegustologia nei precedenti incontri, qualcun altro no, qualcun altro ne ha sentito parlare persino troppo, quindi è una lezione su quello, insomma, su tutto il processo che ha portato alla creazione di questo metodo e poi naturalmente nella seconda parte declinerò il tutto in relazione al cinema di Ettore Scola, perché per la prima volta la cinegustologia viene applicata al cinema di Scola. Nel libro che ho scritto, Scola non era uno degli autori che io avevo analizzato. Mancanza che colmerò con la prossima edizione del libro stesso, e quindi questa è una specie di numero zero rispetto ai film di Ettore Scola dal punto di vista cinegustologico. Allora, quando è nata la cinegustologia? Intanto io ho iniziato a parlare seriamente, ma con questa vicinanza diventa tutto molto più complicato, anche perché non ho pranzato oggi. Allora, in questo inizio di festival tante volte mi è stata giustamente fatta la domanda: ma quando è nata la cinegustologia? In effetti non c'è un momento, un'ora X, come succedeva ad Archimede Pitagorico quando si metteva il nido in testa, è un qualche cosa che è nato nel tempo, mattoncino su mattoncino. Però proprio diciamo lo startup è stato quando lavoravo a Rai Futura, un canale della RAI del digitale terrestre, un'esperienza di 2 anni di televisione a tutto tondo, come autore, come conduttore, insomma non mi facevo mancare nulla, era una televisione giovane, io alzavo l'età media, però insomma da un punto di vista proprio di approccio, e lì appunto mi avevano chiesto di ragionare, di pensare a un format che mettesse insieme la tavola con qualche altra disciplina. Io già allora ritenevo che si parlasse di cinema e di tavola in maniera un po' troppo ingessata, e allora avevo riflettuto sul trovare degli approcci, delle associazioni, delle sinestesie tra la tavola e il cinema. E lì diciamo è stato un po' l'incipit. Poi lo sviluppo vero e proprio è avvenuto insomma sotto l'ala di Slow Food, perché nel momento in cui poi ho provato appunto a mettere in piedi il metodo, quindi questo gioco associativo tra il cinema e la tavola, devo dire grazie appunto all'Università di Scienze Gastronomiche Pollenzo, che ha creduto nel progetto, mi ha permesso di fare un laboratorio di 2 giorni ai ragazzi dell'ultimo anno, ed è stata veramente proprio una costruzione empirica, perché io nel laboratorio per la prima volta provavo a raccontare il cinema attraverso delle associazioni a piatti e vini, ero pronto anche a ricevere uova marce e bulloni addosso, invece la cosa è andata molto bene, e quindi da lì mi sono reso conto che, insomma, che in effetti anche a livello proprio di giovani c'era bisogno di un modo diverso di raccontare due cose belle, quali sono appunto il cinema e la tavola. Cosa che quando molto spesso, quando non so, accendiamo la televisione, sentiamo parlare di cinema, ahimè, anche me quando parlo di cinema in televisione lo faccio in maniera molto canonica, spesso e volentieri diciamo delle cose abbastanza simili, cioè non diciamo veramente quello che un film ci comunica, le emozioni che un film ci comunica. Quando mangiamo la cosa è diversa, perché il processo del mangiare è qualcosa di più ancestrale, quindi lì siamo più liberi di tirar fuori proprio le emozioni che proviamo, però anche lì non c'è una totale libertà. In questo laboratorio di Slow Food diciamo si è chiuso un po' il cerchio. E da lì mi sono reso conto che si poteva scrivere un libro che è questo qua. Ho avuto la fortuna anche di avere Ugo Nespolo, che è uno degli artisti contemporanei più noti, torinese come me, tifoso del Toro pure, che ha fatto apposta quest'opera per la cinegustologia, che è diventata la copertina del libro ed è anche poi un po' la traccia di tutto quanto il mio percorso sul sito, eccetera, eccetera, e non so se l'avete notato, è anche la traccia del logo stesso del festival, perché con qualche piccolo aggiustamento cromatico e l'aggiunta, mi sembra, di un tagliere di salami e quant'altro, in pratica è l'opera di Nespolo. Meglio, non gliel'ho ancora detto a Ugo che abbiamo fatto questo macchiaggio al suo lavoro, ma
speriamo che sia contento quando lo vedrà. Poi è nato il sito, subito dopo, il sito, se l'avete, non l'avete visto, vi invito a navigarlo, perché in particolare nell'home page ci sono tre sezioni: descrivere e parlare dei film con la cinegustologia, parlare di piatti con la cinegustologia e parlare di vini con la cinegustologia. Ci sono delle recensioni critiche, dove però invece di parlando di un film, raccontarlo secondo le categorie classiche, io un film, io non soltanto io, però poi mi sono anche avvalso di vari collaboratori, ma viene raccontato questo film associandolo a un piatto. Un piatto non viene raccontato seguendo le solite categorie un po' obsolete che vedremo dopo, ma viene raccontato associandolo a un film. È un vino lo stesso. Quindi è un piccolo portale di critica che deraglia rispetto ai canali e ai binari che siamo soliti leggere un po' dappertutto. Poi passaggio al suo rosso Labbin in casa. Roberto in questo momento è assente, ingiustificato, non è lì fuori, ma ci tengo che tu, Roberto, io non mi ricordo quando noi ci siamo incontrati, anche tu non te lo ricordi, è stato un momento molto sfortunato che abbiamo rimosso entrambi. Io ho fatto ancora saluto col professore Senatore per rimuovere quell'uomo. Ecco, vedi, una, non basta una, ci vuole un ciclo di almeno un anno. Tu hai incontrato il rettore al festival del cinema, allora no, è stata una cosa veramente... La della produttività dei festival, magari possono nascere collaborazioni professionali. Sì, sì, poi è stata veramente, quando si dice le casualità della vita, noi ci troviamo molto in situazioni affettive, professionali, che sono diventate poi la nostra cosa principale, ma per una scintilla, per una casualità del tutto imprevista. Io stavo al Festival di Venezia, Fabiana Cutrano, che è una mia cara amica, che è stata fino a 6 mesi fa la vice di Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, era appena entrata nel mondo del cinema e mi stava chiedendo tutta una serie di consigli, e una sera aveva cena degli ospiti, mi chiama e mi dice, insomma, c'è una cena, mi dai una mano, non conosco ancora nessuno, eccetera eccetera, e mi farfuglia un nome, anzi probabilmente non l'ha farfugliato, sono io che non l'ho capito bene, e io lì per lì ero veramente tentato di dire di no, perché non aveva, c'era una proiezione oltretutto la sera interessante, avrei dovuto rinunciare. Poi dopo Fabiana mi ha detto il posto in cui andavo a mangiare, devo essere sincero, diciamo che è stato il posto della cena che mi ha convinto ad andarci, e quella sera è stata una sera meravigliosa, fortunata, perché era una cena appunto con il professor D'Alessandro, attuale rettore del suo rosso Labbin in casa, con cui lui era in famiglia con la moglie e con la figlia. Abbiamo passato una piacevolissima serata, tra tutto mi raccontava allora del primo romanzo che non aveva ancora pubblicato e stava per ultimare, e da lì insomma è nata una simpatia, e poi lentamente è nata questa docenza. Prima io ho fatto un laboratorio solo di cinegustologia, poi dopo è nata la materia cinema ed enogastronomia, dove nella seconda parte affronto la cinegustologia, nella prima invece faccio un racconto un po' più ortodosso, più direi anche universitario nel senso stretto del termine, di storia del cinema enogastronomico, ovvero sia racconto tutta una serie di film che hanno la tavola al centro. Io al professor D'Alessandro sono sinceramente infinitamente grato, perché ha fatto quello che dovrebbero, credo, fare un po' tutte le università e non sempre fanno, ovvero sia concedere uno spazio magari anche minimo rispetto magari a insegnamenti più canonici, importanti e necessari, alla ricerca, alla sperimentazione. La cinegustologia non aveva e non ha la pretesa di essere una materia cattedratica, ha la pretesa di essere uno stimolo per la mente, che credo insomma ne abbiamo bisogno per tutta la vita, di continuare a stimolare le nostre emozioni e la nostra parte razionale, e in particolare quando ci si sta formando all'università, si inizia un lungo periodo, un ciclo di formazione che poi durerà tutta la vita, credo che sia importante avere anche qualche approccio non ortodosso, ecco, qualche deragliamento rispetto invece a tutta un'altra serie di materie in cui si dice questo è, punto. Con la cinegustologia siamo veramente in mare aperto, si dice questo non è, e c'è la negazione, o perlomeno se questo è un questo è completamente soggettivo, relativo a ciascuno di noi. Veniamo però adesso a raccontare insomma sulla cinegustologia e dire effettivamente di che cosa si tratta. Allora, è nata partendo da due banalissime considerazioni, ma molto spesso parte proprio dalle cose che hanno anche un certo spessore, partono anche da
da cose semplici, quotidiane che abbiamo lì davanti agli occhi, ma non sempre abbiamo la consapevolezza di analizzarle. Allora, il gioco del se fosse, che è un gioco che immagino abbiate giocato, non so se l'avete mai giocato, se non l'avete fatto lo faremo una di queste sere, magari ci mettiamo in un salone, una persona tra di noi se ne esce e entra qua dentro, chiuso a chiave, le persone che rimangono là decidono che io, ammesso che sia io che sono entrato da solo in questa stanza, dovrò indovinare una persona che è rimasta là. E io quando tornerò in quella stanza farò a tutti quanti i partecipanti una domanda. Se la persona che io devo indovinare fosse un fiore, che fiore sarebbe? Se fosse un colore, che colore sarebbe? Se fosse un'automobile? Se fosse un paesaggio assolato oppure invece innevato, sarebbe il primo o il secondo? E naturalmente tra le tante categorie associative c'è anche quella del cinema e della tavola, quindi la domanda se fosse un piatto, che piatto sarebbe, oppure se fosse un film, che film sarebbe. Allora lì noi raccontiamo una persona che non è evidentemente né un colore, né un'auto, né una pianta, né un film, facendo insomma, delle associazioni che è quelle che noi facciamo normalmente tutto il giorno senza rendercene conto. Il nostro pensiero va avanti con delle libere associazioni che molto spesso ci volano sopra e sono inconsapevoli. Qui noi però abbiamo comunque un processo associativo che in qualche modo è condivisibile, perché poi, se l'avete fatto questo gioco lo sapete e quando lo faremo qua lo scoprirete, nel giro di 3-4 indizi di solito si arriva a capire qual è la persona di cui stiamo parlando. Perché? Perché noi abbiamo una facilità istintiva incredibile ad immaginarci una realtà che è una persona come se fosse un'altra, cioè la nostra mente, che è costretta tutto il giorno a viaggiare utilizzando i codici linguistici, altri codici che vedremo dopo, appena le si apre la finestra, di casa, esce, viaggia e vola. Tant'è che la cinegustologia, quando io ho fatto delle lezioni con dei ragazzi, e una volta anche con dei bambini, ogni tanto loro mi guardano e dicono: ma che è questa cosa? È una cosa normale. Cioè, noi già tutti i giorni ci immaginiamo tutto quello che abbiamo davanti a noi che ci crea stupore come un qualche cosa di altro, cioè giochiamo continuamente a trovare delle associazioni rispetto ad altre entità. Poi noi cresciamo, diventiamo insomma vittime a volte un po' degli schemi o della civiltà tra quattro virgolette e perdiamo un po' questa capacità di racconto istintuale. Però il primo punto è questo qua, il gioco del se fosse. Il secondo è un'altra constatazione assolutamente, insomma, intuitiva. Fateci caso, quando noi vediamo un film, ma lo stesso dicasi per un romanzo, per un brano musicale, per un quadro, qualsiasi oggetto artistico, noi lo raccontiamo come se questo oggetto qua, che non mettiamo in bocca, come fossimo un bambino piccolo col seno della mamma, ci immaginiamo comunque che abbia un sapore e che abbia una consistenza, che potrebbe essere dolce, acida, amara, oppure piccante, oppure tutte le varie consistenze che vedete qua: il morbido, lo spigoloso, il liquido, il croccante, il ruvido, il caldo e il freddo, che sono le cose più banali, ma una persona calda, una persona fredda, sappiamo tutti che cosa vuole dire intuitivamente. Quindi abbiamo un bisogno proprio, istintivo, a trovare come dire, una via laterale, ecco, per poter raccontare il film, come se il racconto ortodosso non fosse sufficiente. Se noi parliamo di un film di Ettore Scola e lo raccontiamo seguendo tutti i vari crismi, probabilmente ci sembra insufficiente questa cosa qui. E allora ecco che ricorriamo all'immaginarci un sapore e una consistenza. Quindi perché la cinegustologia? Che è esattamente questo, perché attraverso la cinegustologia noi racconteremo, abbiamo già iniziato, ma lo faremo sempre di più in questi giorni, un film di Scola attraverso un piatto. Allora, i codici sono importanti, anzi sono fondamentali, se non esistessero un po' di regole, di comunicazione, noi non saremmo qua, io non avrei un linguaggio da condividere con voi, non avrei manco la speranza di essere compreso e voi probabilmente non sareste in questa sala.
Quindi i codici linguistici e i codici in generale sono necessari per poter condividere delle informazioni. Però è vero che molto spesso quando usiamo il codice in maniera stretta, questi codici, per dirla col cinema, mettono fuori campo le emozioni. È molto difficile, seguendo i codici in senso stretto, riuscire a dire quello che noi proviamo. Perché i codici sono fatti, insomma, di regole, sono fatti di paletti, sono fatti quasi più di costrizione che di possibilità. In più, parlando di cinema, già i codici hanno appunto questo limite di base. I codici inerenti al cinema e all'enogastronomia ne hanno ancora di più grandi, perché fateci caso, noi, insomma, vedete, io sono ogni tanto ospite da Gigi Marzulla, cinematografo, le interviste fuori dalle sale, microfono avanti allo spettatore, allora com'è il film, bella la regia, anzi buona la regia, bella la fotografia, bravi gli attori, sembra una specie di assioma che non vuol dire assolutamente nulla. Io sono convinto che ciascuna di quelle persone, se fosse libera di raccontare, e non è facile, a volte nemmeno a se stessi, quello che veramente la sua pancia gli ha detto vedendo quel film, di sicuro non parlerebbe di regia, di interpretazioni, di colonna sonora, eccetera. Direbbe altro, direbbe quello che ci viene in mente mentre vediamo un film, delle sensazioni di fastidio, di repulsione, di adesione totale, di odio, di amore. Sono i sentimenti che un film, in quanto specchio di tutta una serie di cose che abbiamo dentro, ci determina. Quindi le categorie classiche, canoniche di un film, ahimè, non ci consentono anche di raccontare le emozioni. Lo stesso con la tavola e coi vini. Ecco, sul cinema, ad esempio, anche un'altra cosa. Tante volte quando sentiamo dire persone, pubblico normale, pubblico sano, che va a vedere un film e parla di regia, tante volte non si sa esattamente cosa sia la regia, cioè è intuitiva. Altri, addirittura altri elementi strutturali, tipo il montaggio, che è una cosa fondamentale in un film, anzi un film si fa in sala di montaggio più ancora che davanti alla macchina da presa, si parla di cose che non si conoscono bene, quindi si usano anche codici che non sono ben conosciuti. Con la tavola lo stesso. Allora, la tavola, fateci caso, adesso Marco esce, ma in questo caso proprio Marco aveva un piacere che ci fosse, ma dopo lo coinvolgiamo di nuovo. Se avrete sentito miliardi di volte sentire parlare di, insomma, la cucina tradizionale, la cucina tradizionale rivisitata, sono delle categorie completamente vuote. Cos'è la cucina tradizionale rivisitata e cos'è la tradizione? Cioè, ci si immagina che ci sia, tipo le tavole della legge, un piatto scritto, inciso nella pietra, dove ci deve essere un'ortodossia assoluta, dove le quantità devono essere quelle, tutto quanto, e quello è la legge, e qualsiasi deviazione invece è una rivisitazione. I piatti nascono già rivisitati, perché se pensate a un piatto qualsiasi della nostra tradizione, ognuno c'ha la propria, magari la zia lo fa in un modo, la nonna in un altro, i figli in un altro, cioè ognuno rielabora, cioè non c'è un'oggettività, è tutto rielaborato, fortunatamente, magari è una rielaborazione minima. Quindi, per dire che queste categorie che vengono usate tantissimo hanno dietro anche abbastanza il vuoto. Per non parlare dei vini, non so se qualcuno di voi è sommelier o ha fatto qualche degustazione anche soltanto in un locale, oppure ha visto gli sketch di un po' di anni fa di Antonio Albanese su Rai 3, che faceva il sommelier, che girava il vino con tutta la musichetta, tutta una serie di gestualità, e dopo una trentina di secondi di rituale diceva è rosso, oppure è buono. Allora, i vini vengono raccontati con tutta una serie di associazioni a elementi floreali, frutta, a elementi di un mondo che forse, ecco, voi lo conoscete, io che ahimè rappresento più, magari in termini statistici, la media popolazione, non conosciamo più, perché la maggior parte di noi vive in luoghi cementificati, in cui, se parliamo di mughetto, gelsomino, eccetera eccetera, sappiamo cosa sono, ma non li abbiamo vissuti in termini di esperienza, che la mattina alzandoci usciamo fuori di casa e sentiamo dei profumi e assaggiamo delle cose. Tant'è che per diventare sommelier ci sono i famosi boccettini, cioè con gli estratti si impara a,
annusando quegli estratti, a capire che quell'odore è lì. Quindi questo per dire che sui vini, no, addirittura non solo c'è uno scarto proprio, direi, istituzionale, ma c'è anche uno scarto, un secondo grado di separazione, perché quegli elementi lì di associazione non li conosciamo, li dobbiamo apprendere attraverso i boccettini. Quindi questo per dire quanto anche questo codice critico di racconto di un vino sia veramente qualche cosa che ci impedisce di dire quello che quel vino ci racconta e quello che ci fa provare. Padre Eterno non è d'accordo forse su questa cosa. Allora, invece, i codici della cinegustologia sono universali, perché c'è anche un'espressione, parla come mangi, cioè il cibo è una roba che abbiamo dentro da quando nasciamo, addirittura ancora prima di nascere, noi è la prima esperienza grande ed è l'esperienza che ci accompagna per tutta la vita, quella del sentire sapori, sentire odori e sentire le consistenze. Quindi l'universalità di questi codici non c'è bisogno di insegnarla, la sappiamo, è una cosa innata, è nostra, è all'interno di ciascuno di noi. E quindi ecco che il racconto di un film usando questi codici qua, quantomeno rappresenta molto di più quello che noi veramente proviamo, le emozioni che proviamo, perché è un linguaggio che abbiamo dentro di noi. In più, la pancia emotiva. Allora, tenete conto che quando noi parliamo di cinema coinvolgiamo fondamentalmente due sensi, che sono appunto la vista e l'udito. Qualche volta quando abbiamo un impianto Dolby Surround magari ci sono le sedioline del cinema che vibrano, quindi sentiamo un qualche cosa, non so, un inseguimento automobilistico, cosa che non potremmo fare adesso fuori di qua, magari c'è un incidente, c'è un edificio che crolla. Come? Quello possiamo fare, però diciamo immaginiamocelo, nella vita non tutto va provato per forza, ce lo immaginiamo soltanto. E allora sentiamo delle vibrazioni, però fondamentalmente sono la vista e l'udito. La tavola, sì, è vero che c'è la componente della vista, perché prima di mangiare qualcosa noi lo guardiamo, lo decodifichiamo, ci diciamo sì, no, ci piace, non ci piace, una cosa conosciuta o meno. È anche vero, c'è pure l'esperienza dell'udito, perché pane croccante, patatina, a mozzarella che deve cigolare, sono tutti elementi uditivi che fanno parte dell'esperienza. Però fondamentalmente la tavola è l'olfatto, il gusto e il tatto. E allora il fatto di mettere insieme, raccontare una cosa che è vista, udito, con un'altra cosa che fondamentalmente è gli altri tre sensi, cioè il gusto, l'olfatto e il tatto, come possiamo farlo? Per forza dobbiamo farlo con la pancia emotiva, dobbiamo farlo in maniera irrazionale, non c'è un'equazione matematica, non c'è un ponte di razionalità, è una cosa nostra e ognuno ha la propria, è un modo del tutto personale di esprimere l'emozione di quel film. Quindi la cinegustologia è un esercizio di libertà proprio, di libertà di sentire più ancora che di pensiero, e di soggettività. Io non sono un fautore del relativismo assoluto, perché insomma poi un po' di cose vanno in qualche modo, qualche paletto va messo, se no viviamo nell'anarchia, anche se pure l'anarchia c'ha il suo perché, però l'anarchia c'ha il suo perché all'interno di una serie di regole. Però insomma ecco, la cinegustologia ci permette di essere liberi e ci permette di dire quello che noi pensiamo. Già a partire da stasera con il film Splendor io vi racconterò quelle che sono magari le mie associazioni rispetto ai due protagonisti del film, ma sono le mie e ognuno di voi ne ha un'altra diversa, ed è così, e quindi è inutile illuderci che quei due personaggi, se fossero un vino, avrebbero tutti un determinato sentore floreale o di frutta. No, ognuno di noi le cose le sente in maniera diversa. Io lo chiamo questa soggettività di hardware e di software, perché? Perché uno, noi come se fossimo delle macchine informatiche, ecco, questo è un PC che ha certe caratteristiche, non è proprio, direi, nuovissimo. Un PC comprato oggi ha sicuramente un processore più veloce, ha tutta una serie di performance diverse. Noi uguale, ognuno di noi ha un olfatto più o meno sviluppato, il gusto più o meno sviluppato, è più o meno sensibile a certi input sensoriali, quindi noi siamo tutti macchine diverse che per definizione
rispetto a un pari input sentiamo e percepiamo le cose in maniera diversa. In più, il professor senatore questo lo insegna e potrà dircelo magari dopo meglio, questa come dire, decodifica di un input che è già diversa da persona a persona passa attraverso un sistema operativo, un software, che è la nostra vita, il nostro vissuto, le nostre esperienze che portano, come se fosse anche qua un binario, ci sono un sacco di cambi e portano magari una decodifica immediata ad altre interpretazioni. Se noi magari in teoria il nostro corpo ci fa interpretare un piatto di tortellini come una roba meravigliosa, ma dopo aver fatto 2 centimetri di strada nel nostro cervello quella sensazione ci porta a un ricordo che magari mangiando un piatto di tortellini 2 anni fa abbiamo avuto un litigio pauroso con il nostro compagno, la nostra compagna, però magari quella roba lì ci fa accantonare quella sensazione piacevole, addirittura ce la fa spostare su un versante di negatività. Quindi il software esperienziale nostro è infinito e ci porta anche qui ulteriormente a sentire le cose in maniera diversa, che è quello appunto che si vede con la cinegustologia. Io un esempio di qualche anno fa, ricordo che in una delle, lo diceva prima Roberto nella chiacchiera iniziale, una cena che avevo fatto in un ristorante di Torino, di ragazzi, era legata anche lì all'università di Pollenzo, e avevano, visto che c'era una chef giapponese, avevano preso tutta una serie di piatti tipici proprio piemontesi con qualche piccolo scarto laterale, tipo la bagna cauda che è insomma quel piatto pestilenziale che determina poi una specie di coprifuoco in casa per almeno 2 giorni per poter in qualche modo eliminare gli effetti dell'aglio, è fatta appunto di acciughe, olio e aglio. E lì l'avevano fatta mettendo olio, acciughe, ma poi la soia. Quindi c'era, a livello visivo sembrava simile, anche a livello gustativo c'erano delle cose, dei passaggi simili, però di fatto era una specie di eresia, anzi era un'aggressione. Allora questa finta bagna cauda, mi ricordo che quella sera, chiedendo a tutti i presenti di associarla a un film, tutti quanti l'hanno associata a un film violento, a un film di guerra, una cosa pazzesca, sembrava la guerra del Giappone contro il Piemonte. Ma come hai osato tu giapponese addirittura stravolgermi la base proprio della bagna cauda? Però ognuno aveva trovato un film di guerra diverso, chi c'era magari un film di guerra completamente proprio classico, insomma, quindi con i buoni e i cattivi che si combattono, oppure magari un altro, un film di guerra di Kubrick, quindi con una complessità e una struttura profonda, oppure film di guerra addirittura che diventano quasi una commedia come La grande guerra di Monicelli. Cioè, ognuno aveva percepito questa invasione secondo la propria sensibilità, quindi trasformando in qualcosa addirittura o di divertente o di fortemente drammatico. E questo proprio perché il nostro hardware, il nostro software erano diversi. Allora, arriviamo a Ettore Scola. Questa è una foto, tra parentesi, avevo già messo da parte un po' di tempo fa perché mi piaceva moltissimo. Poi quando sono stato a cena con Roberto la prima volta, no, cena, pranzo, da Minicuccio, Minicuccio ci ha raccontato che Ettore Scola, che andava lì molto spesso a mangiare, ogni tanto, ti ricordi, c'è anche tu Rossella, si metteva da parte, si metteva proprio in questa posizione, con le braccia appoggiate allo schienale della sedia, e ascoltava. L'esercizio dell'ascoltare è uno dei grandi esercizi difficili ma preziosi della vita, e lo è in particolare per un artista. Il cinema di una volta e il film di una volta veniva fatto proprio, così lo dicono i più grandi sceneggiatori, ascoltando i racconti della gente sull'autobus, in treno, al ristorante, cioè guardando la vita. Alla fine la vita, non devo raccontarvelo io, lo sappiamo tutti in maniera intuitiva, è assai più fantasiosa della stessa fantasia dell'immaginazione, basta soltanto ascoltarla. E Scola era un grandissimo, come dire, un
una persona che ascoltava veramente, che addirittura succhiava proprio dagli altri, la vita degli altri, nel senso buono, ci stava attento. Poi vi racconto dopo la mia cena con lui e questa sensazione che ho avuto. Allora, adesso ve lo accennavo prima, in questa seconda parte, brevemente, adesso ripercorriamo il percorso di questo festival giorno per giorno, molto velocemente, poi vi do un po' di perché la scelta di Ettore Scola e poi insomma cedo la parola al professor Senatore per il secondo intervento, così poi ci avviciniamo alla cena. Allora, questa sera qua tra un po' ci sarà la proiezione di Splendor, non ho ancora ben capito se sarà in parallelo alla cena oppure dopo, prima, comunque poco importa tutto sommato. Anzi, vi siamo già, così tutti possono pagare dopo l'intervento del professor Senatore c'è la cena. Ok. In modo che tu illustri cosa ceniamo, perché, e poi si vede il film, sperando di ritrovare qua appunto nel film quello che ci siamo detto. Certo, che però mi sembra di aver capito che i piatti di stasera non so cosa verrà cucinato. I piatti quindi di stasera sono quelli connessi. Non mi pare di no, perché era previsto il. Il caciocavallo impiccato. C'è tutto. Vabbè, comunque allora sono questi due, va bene. Allora, questa sera ci sarà ad esempio il caciocavallo impiccato, che io non ho mai assaggiato, ma l'ho sentito raccontare, l'ho visto. Allora, il caciocavallo impiccato, ma impiccato vuol dire, da quello che ho capito, si scioglie col calore della brace e finisce sul pane. Allora, in Splendor, qualcuno ha visto Splendor? Alzate di mano. Tutti a sinistra, a destra invece siete i sommari, non quelli che lo studiano. Sei pure tu, però a destra, che mi sei spostato. Allora, dal mio punto di vista, Mastroianni in quel film è tenero, è dolce, una persona quasi priva di strumenti di difesa rispetto al mondo, alla contemporaneità, subisce la chiusura di questo cinema, fa delle rassegne improbabili, spende un sacco di soldi ma non ci va quasi nessuno, è una specie di Don Quixote insomma cinematografico di quegli anni, e io lo percepisco come qualcosa veramente di dolce, di scioglievole. Non è solo morbido, veramente si scioglie rispetto alle proprie passioni, al calore delle proprie passioni, esattamente come un caciocavallo che viene poi raccolto da una fetta di pane. E invece Troisi nel film è croccante, Troisi è sempre un po' croccante, è fritto, ma fritto nel senso buono del termine, e quindi ecco che i pizzilli dopo, con questa leggerezza e questa croccantezza, a me richiamano molto il personaggio di Troisi. Queste naturalmente sono le mie associazioni, che non coincideranno con le vostre, e quindi dopo magari la cena, dopo la visione del film, assaggiando i piatti, magari ci racconteremo se quei piatti fossero un film o un personaggio quale potrebbero essere, o viceversa, i personaggi di questo film se fossero un piatto quale potrebbero essere. Domani ci sarà una cosa veramente molto strutturata e molto bella. Combatteremo e vinceremo comunque la neve, perché verrà raccontato il cinema di Scola attraverso i suoi decenni e attraverso dei piatti. La mia idea è che, come vi accennavo anche prima, Scola nasce con delle tonalità, con dei sapori, delle consistenze amare, acide, dure, Trevico, Torino, insomma all'inizio la denuncia di Scola era veramente forte, non aveva sconti, era anche un po' addirittura, si dice di una persona acida, incattivita senza nemmeno una possibilità quasi di perdono. Poi col passare del tempo, già soltanto negli anni 70, insomma tutte queste note dure, il duro diventa un po' più morbido, l'acido magari un acido più aromatico come potrebbe essere quello di un frutto, quindi c'è anche lo zucchero, anche tutta una serie di aromi che lo abbracciano, e lo stesso anche l'amaro, come se fosse un caffè che insomma noi amiamo perché quell'amaro lì è contornato da tutta una serie di aromi piacevoli che lo abbracciano, fino a quando poi alla fine insomma gli ultimi anni di Scola addirittura questa durezza diventa qualcosa addirittura di morbido, di soffice, quasi di una nuvola, il fiocco di neve che dicevo prima, i sapori sono veramente molto,
molto più semplici, anche se di sottofondo c'è sempre l'amarezza, c'è sempre l'acidità, però sono più raccolti, sono più, come dire, quando gli anni passano poi uno si dice vabbè, alla fine la vita è quasi bella, anche la sofferenza e il dolore, tutto bello della vita, anche nei momenti difficili, poi questa cosa la capiamo quando forse davanti a noi ce ne rimane un po' di meno, e Scola alla fine è così. Quindi ecco, tutti questi elementi sensoriali sono presenti in alcuni piatti di street food, e quindi ci sarà il piatto degli anni 60, molto duro e molto acido, poi quello degli anni 70, 80, 90, fino all'ultimo che, come vi accennavo prima, sono due dolci, una millefoglie e un bignè alla frutta, quindi proprio freschezza, leggerezza, insomma una specie di piuma sotto forma di dolce. A Valle Saccarda il 7 ci sarà la cena da ogni punto di vista, perché non sarà solo una cena, ma ci sarà anche il film La cena di Scola. Lì giocheremo, perché lì ci sono tutta una serie di piatti che io ho fatto fare ai ristoratori in maniera libera, e quindi lì vedremo poi di associare i personaggi del film con quei piatti lì. Però c'è un solo piatto che io ho voluto che fosse un piatto del film, c'è un piatto di fettuccine ai funghi che un personaggio, il padre di due figli, a un certo punto mangia. Allora lì ci domanderemo perché le fettuccine con i funghi. In quel film, ad esempio, ci sono due genitori, questo che mangia le fettuccine e la Sandrelli che mangia un piatto di trippa. I figli invece si mangiano, la figlia della Sandrelli un brodino, ed è una ragazza che vuole entrare in convento. La figlia di quello delle fettuccine con i funghi invece si mangia una bresaola con la rughetta. Allora, Scola in questo film racconta attraverso i piatti, quindi ci gustologicamente, gli adulti come persone pesanti, grasse, e invece i giovani come qualche cosa di fragile, ma anche di puro, con piatti molto molto leggeri, caldi e non calorici. Quindi ci confronteremo su questi temi e, ripeto, assaggiando le fettuccine ci domanderemo: questa fettuccina con i funghi ci azzecca o non ci azzecca con quel personaggio? Poi l'ultima serata saremo di nuovo qui, e sarà la più bella serata non solo della mia vita ma della nostra vita, perché sarà un bellissimo evento. Vedremo il film, e lì i due personaggi, i due protagonisti del film, che sono Alberto Sordi e sono questa bellissima ragazza che poi scopriamo essere un demonio che rappresenta poi la morte, verranno raccontate con due pizze create proprio ad hoc per la serata, per quei personaggi, e una addirittura è proprio stata creata ad hoc in onore di Alberto Sordi, Vito De Vida, che è un pizzaiolo a due spicchi sulla guida del Gambero Rosso, legato a Slow Food, chef dei grani per anni, sta facendo un lavoro di scoperta dei grani antichi, ha proprio creato questa pizza e la metterà poi dopo nel suo menù classico all'interno del ristorante. Poi, una cosa che viene accennata prima, e non ne rivedo Marco, ma tanto lo sa e non c'è bisogno di risentirselo dire, ci sono 11 ristoranti, anzi 12, mettendo anche la prosciutteria, che da un mese a questa parte hanno tutta una serie di menucine gustologici legati a diverse caratteristiche di Scola. Faccio solo un esempio, giusto per essere espliciti, perché sono passionale, romantico, misterioso, satirico, curioso. Il menù cinegustologico da Minicuccio è legato all'aspetto della personalità, della curiosità. Allora, quando uno è curioso, se fosse una consistenza, un curioso rispetto alla vita, com'è? Di sicuro non è rigido, perché quando una persona rigida, dura, è una persona che non si modella a quello che abbiamo davanti a noi. È una persona che non ha possibilità di comprensione, anche perché rimane sulle proprie posizioni. Il massimo dell'atteggiamento del curioso è il liquido, proprio perché il liquido non ha forma, il liquido prende la forma del suo contenitore. Ecco allora che tutti i piatti, la maggior parte dei piatti di questo menù sono o liquidi o molto molto morbidi, quindi cremosi. Ed è un modo, secondo me, in termini proprio tattile, di raccontare questa caratteristica curiosa del cinema di Scola. Poi ce ne sono tanti altri, vabbè, un po' immagino li avete letti, sicuramente non li avete assaggiati, però ancora per un po' di giorni, fino alla fine del festival, sono lì a disposizione, con anche dei prezzi molto molto concorrenziali. Allora, le ultime battute e chiudo.
perché il tour è scuola? Beh, direte voi, domanda retorica, stiamo qua, stiamo a casa sua. Dal mio punto di vista non è nata proprio così, perché insomma, come raccontava prima Roberto Conte, il progetto di questo festival sì è nato qui con il sindaco di Crevico, da tutta una serie anche di possibilità, però scuola c'è un suo perché proprio da un punto di vista della cinegustologia. Ecco, quando mi è stato poi proposta questa cosa, io l'ho accolta perché scuola è uno che con la tavola ci aveva molto a che fare, quindi io il perché mi piace rinvenirlo più in questo che magari in un'opportunità proprio di location e di progettuale. Allora, innanzitutto perché amava la tavola. Scuola amava la tavola non tanto perché fosse proprio un gourmet incallito. In varie interviste Scuola ha detto che amava la tavola perché la tavola era proprio un momento, come per tutti quanti noi, di relax proprio, cioè una giornata di lavoro, eccetera, eccetera. Uno si siede a tavola e se non ha la fortuna di non dover cucinare, magari apparecchiare, lavare, eccetera, eccetera, è una parentesi di felicità, uno stacco rispetto magari a un momento di fatica. E quindi i pranzi e le cene scuola, sì, erano anche i pranzi e le cene di lavoro, con gli attori, con gli sceneggiatori, ma erano fondamentalmente pranzi e cene con amici, con familiari, cioè momenti veramente di estraniamento rispetto alla sua fatica. Tant'è che scuola, tante volte rispetto al luogo comune, che diciamo un po' tutti, sì, una volta il cinema era un'altra cosa, perché le storie anche venivano scritte a tavola, dice non è assolutamente vero, a tavola si mangiava, si rideva, si stava bene insieme e quant'altro. Poi magari da lì veniva fuori un'idea che il giorno dopo si sviluppava, però la tavola era veramente un luogo di relazione, un luogo di svago, di amicizie, di piacevolezza, ecco. Quindi era questo il grande amore di scuola per la tavola. Poi perché scuola? Perché Ettore Scola, ce ne sono tanti altri di autori d'Italia che hanno avuto e hanno questo destino, di scuola si parla in maniera sempre un po' troppo rigida, codicistica. Chi è Ettore Scola? Uno dei padri della commedia italiana, è uno che ha avuto influenze magari, non so, anche da Federico Fellini e poi dopo. Sì, tutto vero, ma tutto così vero che è tutto assolutamente falso. Ettore Scola c'ha una sua traccia completamente diversa, autonoma. L'umanità di Ettore Scola, secondo me, è una delle umanità più elevate proprio di tutto il cinema italiano di sempre, ma lo dico veramente in maniera sincera. Ed ecco quindi che credo ci sia bisogno di raccontare il suo cinema, i suoi film, il personaggio e l'uomo Ettore Scola in maniera un po' meno canonica, un po' meno ortodossa, con tutti questi schemi, cliché di appartenenza o non appartenenza. E che cosa meglio se non la cinegustologia, con queste associazioni che ci permettono di trovare a livello proprio emozionale dei parallelismi che non sono i soliti, insomma, parallelismi codicistici e di appartenenza appunto a generi, a movimenti, a periodi, eccetera, che di solito diamo un po' tutti quanti noi. Poi perché, insomma, ho avuto la fortuna di cenare con lui, un ricordo, come vi accennavo prima, piccolo ma intensissimo, è come se fosse, non so, uno quando si mangia magari anche soltanto una grattata di tartufo bianco che ha il suo costo, e basta a volte proprio una per crearti un'emozione, un sapore in bocca che ti resta per tutta la giornata. Oppure per chi ama le ostriche è la stessa cosa, la prima ostrica dà delle emozioni che non dà né la seconda né la terza a prima, è una botta proprio fortissima. E io ero al festival di Annecy, un festival in Francia di cinema italiano, e c'era la classica cena, lui era lì, mi ricordo nemmeno con quale film, la classica cena con gli ospiti e i giornalisti. E io in quegli anni io ho iniziato a scrivere per i quotidiani, poi ho scritto su Sole 24 Ore, adesso scrivo sul Messaggero, ma allora scrivevo sull'Unità, l'Unità che di allora, che non era l'Unità di adesso. E Scola, come sapete, insomma, era un comunista vero e sinceramente vero,
E quando è venuto a sapere, manco glielo ho detto io, si è venuto proprio lui e ha detto: oh, ma mi hanno detto che tu scrivi sull'Unità. E ha cominciato a parlare, ha detto: io da ragazzo facevo lo strillone, vendevo i giornali, era l'Unità. E mi ha raccontato sta roba, micro racconto semplice, con una passione, un'onestà, una sincerità e un calore che me lo ricordo ancora adesso come se ce l'avessi qui davanti. Quindi è un ricordo veramente, sinceramente molto caro che ho ecco, io ho percepito in quel poco tempo di una cena un'umanità bellissima, fortissima, che io ritrovo poi nei suoi film. E poi, anche questo lo accennavo prima, ma lo voglio risottolineare, io odio con tutto il cuore tutte le commemorazioni. Mi sembrano tutte delle grandi furbate, delle grandi, scusatemi, qua mi devo dire una semiparolaccia, grandi paraculate proprio, cioè sfruttare anche la scomparsa di una persona per poi fare qualcosa sopra. Allora, questo festival non è questa cosa qua, non lo è, e sono felicissimo che non coincida proprio con l'anno della scomparsa di Ettore Scola, perché non voglio proprio che ci sia un'associazione a questa cosa qua. È una festa. Allora, è una cosa pubblica, alcuni di voi magari l'avranno letto, Ettore Scola l'ha lasciato proprio nelle ultime volontà, quando c'è stata poi, lo si è salutato alla Casa del Cinema a Roma. Lui ha scritto: non state lì a dire tante cavolate, a fare, insomma, bevetevi un bicchiere in onore mio. E allora, quando c'è stata questo suo saluto, e poi è stata una festa per la sua dipartita, hanno tutti brindato bevendo del vino. Perché, insomma, questo credo che sia proprio la traccia della persona, una persona che vuole essere ricordato con la gioia, oltretutto con un bicchiere di vino, con la tavola, qualcosa di bello, e non con celebrazioni, con parole, con la gioia di stare insieme e condividere magari in silenzio un bicchiere di buon vino. E quindi io sono convinto, se ci sta ascoltando da qualche parte Ettore Scola, che questa cosa qua che stiamo facendo sarebbe il suo modo per autocelebrarsi, autoricordarsi, cioè ricordatemi di me stando bene insieme, felici, godendovi un buon bicchiere di vino. In questi giorni, altro che un buon bicchiere di vino, faremo delle abbondanti libagioni, e magari, insomma, provate un po' a trovare delle assonanze tra le emozioni, il piacere della tavola e il piacere del mio cinema. Quindi lui ha voluto essere salutato con una festa, e quindi ci auguriamo, e qui finisco e concludo, ci auguriamo questa buona festa di inizio del Festival della Cinegustologia. Tra parentesi, il Festival di Roma negli ultimi anni ha deciso di chiamarsi Festa del Cinema e non Festival, magari potrà anche essere un ragionamento che da farsi nel futuro, ma insomma, buona festa a tutti, con questa mia chiacchiera, con quello che adesso assaggeremo, con l'intervento del professor senatore, insomma, con tutto il bello che saremo in grado di mettere insieme in questi giorni.